E buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbrald, eccoci qui tornati con un nuovo episodio, il sesto episodio della carriera allenatore di FIFA 18 con il nostro Benevento. Oggi proviamo a fare qualche punto in Serie A, dobbiamo riuscirci per forza, perché se no siamo messi veramente male, come il Benevento nella realtà. Purtroppo, sì, purtroppo. Abbiamo iniziato malissimo questo campionato. Abbiamo iniziato benissimo la Coppa Italia battendo 6-2, mi sembra, il Palermo, e, o 5-2 adesso non mi ricordo, però ne abbiamo prese dal Bologna, le abbiamo prese da tutti in campionato. Quindi adesso con il Torino le andiamo a prendere un'altra volta. Magari faremo il miracolo, non lo so. Io intanto mi vado a fare gli allenamenti. E poi ci vediamo dopo con la partita con il Torino. Ok, allenamenti andati più che bene, a parte per Cutrone che ancora deve entrare nei meccanismi della squadra. Comunque, allora, ufficio. Ah, resoconto finale su Acerbi. Vabbè, sapevamo già che costava troppo, però sappiamo che è un 81. Sapevo che era un bel difensore, però comunque. Va bene così, non lo potremo mai prendere. Comunque, andiamo a prepararci per la partita contro il Torino. Sarà difficilissima, anche se siamo in casa, però ragazzi, il Torino è il Torino. E il Benevento che è il Benevento, quello è il problema. Però dai, va bene. Sì, facciamoli giocare con la maglia bianca. E sì, Brignoli, Letizia Antei, Costa Calabria, Cataldi, Cipsa, Memushai, Ciciretti, Iemmello, Ajapong. Penso che può andar bene. Vai, giochiamo questa partita. Eccoci Questo match, un qui saluto a al Piero Di Ciro Marco e Vigorito. Stefano Nava. Pieno, stracolmo con una bellissima coreografia. Pierluigi Pardo e Stefano Nava ci fanno la telecronaca. Bruttissimo. Stefano, che Soprattutto ne pensi della Stefano squadra padrona di casa? Davvero pessimo il loro inizio di stagione, Pier. Se puntano a un uomo tranquillo, beh, devono fare di più. Devono lasciarsi alle Grazie, spalle la brutta Stefano sconfitta Nava, in casa grandissimo. dell'ultima uscita e Va ripartire. bene. Vengono da uno scioccante Allora, 5-1 con le spalle contropiede e completamente difensiva, balia degli avversari. assolutamente. Come Vediamo che cosa sempre, oggi via. Partiamo non andrà come con diversamente. questo match. Ecco lo Ciciretti. schieramento dei padroni di casa. Iemmello. Hanno Ancora per optato per il Ciciretti, bello lo 4-3 scambio qui tra i classico, due. due. Attaccanti rapidi, una Ciciretti la struttura vuole mettere solida. in mezzo, un po' Modulo lunga, per arriva Ajapong. esaltare la velocità degli DHB esterni, mette prevedo in duelli calcio importanti d'angolo, sulle fasce. benissimo. Ecco la formazione di Vediamo di partenza segnare un del gol di Toro. testa magari. Il 4-3-3 Va colpisce bene, fin dai. dall'appoggio, ricalca quella Almeno l'abbiamo del presa portiere noi. tecnico. Va bene, Una va bene, partita va bene. così di Ciciretti bello subito giocata. per Iemmello, ancora Iemmello Iemmello. su, Tiro in porta, Sirigu. attenzione, Calcio di rete, rigore. calcio di rigore. Calcio di rigore. DHB, ragazzi, debutta oggi con il Ha Torino indicato subito e il ci suo procura tiro un e calcio poi di la rigore punteggiata. che noi Decisione sbaglieremo, giusta, direi. giustamente, Era perché chiaro non sono nella capace a prova. tirarlo. Questo Chiaramente che non è è un andato bel giù calcio di esattamente nel rigore. quale il Ci poteva difensore ha stare anche un cercato giallo, eh. direttamente le gambe dell'avversario. Allora, tira Iemmello e cerchiamo di piazzarla. Iemmello 1-0 per il Benevento su calcio di rigore all'ottavo minuto, anzi quasi nono, ormai è il nono. Non ha avuto Calcio di problemi, ha rigore superato il portiere, perfetto anzi perché è sì, spiazzato nessuna Sirigu. esitazione, nessun nervosismo, le gambe Cosa non gli sono tremate ed è riuscito a anche battere il difficile perché portiere. Sirigu è un bel portiere e anche su FIFA è bello pagato, quindi Pietro Iemmello segna il suo primo gol in Serie Ed ecco A dunque e arrivato il porta primo in gol vantaggio il dell'incontro, Benevento 1-0. contro il Torino, perfetto. Baselli. E adesso vediamo di chiuderla Valdizzone. o comunque di mantenere il Occhio, vantaggio. cerca l'area di Non voglio rigore. perderla questa partita. Buona l'intuizione qui. Neanche pareggiarla, però Dice di no. comunque già non perderla sarebbe Palla in out. Corner per un il grosso Torino. passo avanti. Cerchiamo di Triangolo. coprire Pavon. Punta l'area. Attenzione a Pavon che questo fa i giochetti. Belotti. Attenzione a Brutto errore Belotti. dell'attaccante. Che Sprecato cosa si è appoggio dal mangiato pareggio. Belotti, signori? Occasioni del genere non capitano Buon tutti i per giorni. noi, però Bisogna essere più sembra cinici davanti alla strano che porta. Belotti abbia sbagliato Memushai.
gol facile facile. Il nostro Brignoli ci salva ancora. Occhio al pallone in mezzo. Attenzione, attenzione. Mamma mia, Niang, che cosa ha sbagliato? Grande operazione di mercato conclusa dal Barcellona, come confermato direttamente dalla società blaugrana sul proprio sito. Eh sì, Dembélé. Volevano un giocatore. Belotti, attenzione a Belotti, Antei Buca. Può avvicinarsi alla porta. Può far attenzione, male. Attenzione a Niang. E come sempre FIFA, gol al 45esimo, non prendi palla, se deve segnare, deve segnare. Ha segnato Niang, signori. Niang, che non segna neanche a porta vuota nella realtà. Ecco, primo gol. Va bene, è finita. Comunque finisce il primo tempo. Siamo 1-1, abbiamo attaccato noi, hanno attaccato loro, quindi penso che abbiamo fatto più o meno le stesse azioni, stesso possesso palla. E vediamo un po'. Tiri in porta, no, hanno tirato più loro. Ok, ok, quindi pareggio meritato. Però per come è arrivato, no. Primo cioè, possesso palla che della si blocca la squadra, non riesci più a prendere palla. Puoi schiacciare tutti i tasti che vuoi, ma non riuscirai mai a prendere palla. Baselli. 45esimo. Si avvicina all'area. Vabbè, comunque, questo secondo tempo vediamo di fare qualcosa di meglio. Può contare sull'aiuto dei compagni. Cioè, portare a casa punti. Eccolo qua. Perfetto. Io vi saluto, me ne vado. sì, mettiamo da Alessandro. No, non me l'ha preso. Vabbè. Comunque, Baselli segna un gol. Guarda come l'ha messa. Incrocio dei pali. Imprendibile per Brignoli. Sì, il nostro difensore che è lì così, gli passa il pallone e si sposta. Va bene. Si riparte con la formazione. Ok, dovevamo fare qualcosa di meglio. Abbiamo preso gol. Calabria. Subito. Dai, dai, D'Alessandro. Partiamo in contropiede. Bel cambio di gioco per Ciciretti. Ciciretti si ferma. Memushai. Iemmello. Che cosa ha sbagliato Iemmello? Che cosa ha sbagliato? Un'occasione d'oro. Va bene, col sinistro che non è il suo piede, però. Facciamo entrare Viola. Per me un Memushai distrutto. Cerca D'Alessandro, lo trova. D'Alessandro per Cipsa. Iemmello. Iemmello, ancora lui. D'Alessandro, prova col destro a giro. Eccolo qua. Entra Patrick Cutrone al posto di Pietro Iemmello. Bella partita la sua, ma vogliamo qualcosa di più. E forse Cutrone, magari al 90esimo, hanno fatto loro prima, 45esimo. Occhio, occhio. Occhio. Ecco, facciamo chiudere. Si immola il difensore. I nostri giocatori si spostano. Fallo. E finisce qui. E si chiude qui anche il secondo. Un'altra sconfitta per il Benevento. Ci siamo mangiati il gol per una sconfitta arrivata al termine del pareggio. Di un match giocato Però Cutrone. Cutrone ci sta. L'ho visto bene. Va bene, va bene. Vabbè, la Juve vince. Il Napoli vince, la Fiorentina perde con l'Hellas. Attenzione, la Roma pareggia con la Sampdoria. Ok, ok. Mi vado a fare gli allenamenti. Ok, perfetto. Va bene, va bene. I voti vanno benissimo. Stanno crescendo tutti. Perfetto, perfetto. Andiamo avanti. C'è anche la conferenza stampa, ragazzi. Allora la andiamo a fare. Assolutamente. Allora, alcune federazioni. Sudafrica e Finlandia. Ma anche no? Ok. Sì, partecipiamo a una conferenza stampa e motiviamo il Benevento. Assolutamente. Perché ci attende una partita tosta contro il Napoli, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Lazar.
Sì, titolare, ok, va benissimo, ti facciamo giocare. Giochiamo la partita contro il Napoli. Siamo al San Paolo. Wow. Mamma mia, ragazzi. No! Ho sbagliato. Vabbè, lo metteremo nel secondo tempo. Napoli soli 3 punti. Quindi potremmo raggiungerlo battendolo. Vabbè, utopia, però. Oggi devono Anche dimostrare loro di aver superato lo shock della sconfitta interna sono nel nelle match parti basse della precedente. classifica. Onorifici da una sconfitta per 2-1 che potrebbe aver intaccato il morale dei giocatori. Perfetto. Temo Sì, offensivo. un'altra partita Difensiva. da vincere. Scusate. Scusate. Vediamo la Ha già formazione po'. iniziale del Napoli, E eccola. vabbè. Mertens, Tre occhio cambiatori del Napoli. Mertens, che non si Prova la prende, non botta, si palla ferma. in gioco. Brignoli, Tutta l'area. Diawara e Milik, scambio perfetto. Verticale Milik arriva tracciato. in porta, Può Diawara, Brignoli, sbagliare da lì. Deviazione sul palo. e il palo Sei ci contento di quel salvano. rovare? Ma signori, Milik e Diawara, Cipsa, che chiusura, contropiede. Andiamo in contropiede. Cipsa non è veloce, però, purtroppo. Ciciretti lo è. Ciciretti è Spazio per veloce. andare. Possiamo Attenzione, farlo? occasione. Palla Ciciretti! fuori di poco. È riuscito lo stesso a Puntava calciare, l'incrocio, nonostante ma fosse spara oppressato dal altissimo. difensore. Allan per Mertens. Occhio Mertens. Che arriva al coronamento di un vero e proprio dominio, questo Ha vantaggio segnato sicuramente. Allan. Assolutamente, Pierre, stavano giocando davvero bene. Mi chiedevo Com'è appunto passato sto quando è pallone? che avrebbero segnato. Mertens. Gli autogol si sa fanno parte del Ah, calcio di un gruppo di Brignoli, persone mamma come mia, ha Savage, sbagliato. molto in Ci ha questa sbagliato. occasione. Direi no, Pierre, forse In era solo spaccata, ci ha respingere la provato. conclusione, ma la Va palla gli è bene. schizzata sul corpo prima Lascia di terminare in poco. rete. Si Calabria. ricomincia, Vabbè, col Napoli ci Napoli sta di a zero perdere, punti. giustamente, perché è una delle squadre più forti del campionato. Prova a Attenzione, calciare Aja di Pong! fuori. Aja Pong! Che golasso! Acquisto più brutto non lo potevamo fare, ma lui ci fa il gol del pareggio contro il Napoli. Di prima! Dai 16 metri, anzi 17 forse. A giro sotto l'incrocio. Bellissimo, Reina battuto e noi esultiamo come dei pazzi. Claude Aja Pong. Crediamo in lui. Attenzione, il giro palla del Napoli. Memushai, che chiusura. E che apertura per Ciciretti. Prima chiude e poi apre. Ciciretti la mette in mezzo. Iemello! Che cosa ha sbagliato Iemello? L'ha lisciata completamente. Mastica amaro qui il tecnico per l'occasione di L'ha poco fa. svirgolata con Ha inserito un l'esterno. vantaggio. Vabbè, va bene, però siamo arrivati davanti alla porta. E si chiude così il Finisce qui il primo momento. tempo, 1-1 contro il Napoli a San Paolo. Attenzione, che nel secondo tempo ci potrebbe essere una sorpresa. Cioè, a parte mettere subito sto poveraccio di Lasagne. Ok, ci potrebbe essere una sorpresa. Io tolgo Iemmello, metto Cutrone. Potrebbero esserci delle sorprese, cioè ne prendiamo 5. Tutto Comincia il pronto, secondo partita tempo. inizia Cutrone dal batte per portiere. Ciciretti. Memushai. Cutrone. Andiamo con Cipsa, calma, ci sono Non Mertens e affrettiamo la Cutrone. giocata. Calabria Ciciretti. è in posizione da cross. Cipsa. Dentro. Per Memushai, Memushai. fantastico il Reina. riflesso di Colpo di reni. Pierre, ha dimostrato senso della E salva il posizione, Napoli. riflessi, Attenzione al quadratura. contropiede. Costa. Ciciretti. Mamma mia, ragazzi, stiamo dando il cuore, veramente. Con tutto il cuore, tutta l'anima. Stiamo giocando una partita. Ecco, da perdere. Perfetto. L'ho appena detto. Buco in difesa. E José María Callejón. Ci fa il gol del 2-1. L'ho detto che ne prendiamo 5. Qui vabbè. Lasciamo perdere cosa ha fatto il difensore. Ah, io cosa faccio? Offensiva. Ce la giochiamo. E basta. Occhio a Mertens a giro. Va bene.
entra Jorginho, esce Diawara per Cutrone. Cutrone al limite dell'area, ci prova Cutrone. Reina, Cataldi per Cutrone. No, Memushai 2-2. 2-2, che inserimento, ragazzi. Pensavo fosse Cutrone. Che palla. Che buco di Koulibaly. Mamma mia. Koulibaly ha sbagliato completamente l'intervento. E buon per noi. Rimettiamoci in difensiva. 2-2 al San Paolo. Ce la possiamo fare. Anzi, ultra difensiva. Devo chiudere assolutamente. Attenzione che se ne vanno, però. Attenzione. No, no, Mertens di testa, no. Come ha fatto? Perché è andato in avanti il difensore? Calabria. Guarda Mertens senza saltare, anche perché se salta è uguale. Cioè, è alto 1,80 m, voglia di crescere. Rimettiamoci in offensiva, tanto ormai. D'Alessandro, ci riproviamo. C'è di lui, se la prendevamo lì. No, ci sa che buco. Che cosa ha fatto? Indovinate il minuto? 90esimo. Sì, vabbè, sì. Fare l'intervento gli passa la palla sotto le gambe. Va bene. Finisce malissimo anche questa partita, anche perché ce la siamo giocata fino all'ultimo. Purtroppo abbiamo bucato la difesa. Cioè, ci hanno bucato in difesa. Attenzione. Vabbè, ormai ci manca solo da beccare il quinto. E poi allora, finisce qui la partita 4-2. Meritato, diciamo che ci stava, ma forse di misura, con un gol di scarto, e ci stava anche il pareggio per come abbiamo giocato. Quinto lo stavamo prendendo, mamma mia. Vabbè. Comunque, contro il Napoli ci sta, ci può stare. Cheat. Però no. In questo modo no. Abbiamo sbagliato cose in difesa che non dovevamo sbagliare. Cioè, interventi che sembrano fatti apposta. Vabbè che siamo il Benevento, però. Comunque, quindi avremo la partita contro la Roma. E io direi di terminare qui questo episodio. Abbiamo perso malamente le partite. No, abbiamo perso 2-1 contro il Torino. Abbiamo rischiato di pareggiarla. Abbiamo rischiato di pareggiare anche con il Napoli. E ci eravamo riusciti. Poi in 5 minuti ci hanno fatto 2 gol. Comunque, io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un mi piace, lasciate un commento. Tanto qua si è smontato il microfono, perfetto. Condividete il video e ci vediamo al prossimo appuntamento con la carriera allenatore di FIFA. Un saluto a tutti da Asprad.